fece un piccolo negozio di pesca dove effettuano anche i passioni. Basta. Quello è il gestore, quel signore. Ma domani o mercoledì? Sì, domani te li preparo 5-6, me lo provo. Bastimento è fatto, molto. Chiediamo signore almeno il suo nome. Io? Sandro. Signor Sandro gestisce questo lago. Sì. È anche proprietario. Sì, proprietario del lago da ben 32 anni. Abbiamo Quanto perimetro ha il lago? un chilometro. E come dimensioni? Sono 35.000 metri circa lo specchio d'acqua, 50.000 metri circa tutta la proprietà, un chilometro con Profondità la massima e profondità da una media. parte di circa 8-9 metri, l'altra metà lago circa 4-5 metri. Specie presente, diciamo, Ma in la che maggior misura? parte sono sempre Solita. le trote, meno il periodo estivo, luglio-agosto, che essendo un po' troppo calda l'acqua ci dobbiamo fermare per quel mese, mese e mezzo, ma ci sono degli altri pesci che sono le carpe, storioni, pesce gatti, black bass o persicotrota e lo Triple bass. stripper bass, pardon, stripper bass E o anche il branzino persico temulo spin. orso, vedo. Temolo russo è un bellissimo pesce che abbiamo messo circa 28 anni fa dentro. E adesso hanno raggiunto alcuni la dimensione di circa 40-50 kg l'uno. Ne abbiamo 3, 4 gialli albini, proprio giallo giallo, che è bellissimo da vedere, e altri 40-50 tutto. Però la difficoltà sta nel pescare perché non c'è ancora una tecnica proprio. Ma io ho un fito che devo andare Ecco, io anch'io sono andato a vedere, ne hanno presi alcuni pezzi che naturalmente li hanno rilasciati perché è un pesce molto bello da vedere. E noi 28 anni fa li abbiamo messi dentro perché ce l'ha venduto come, ed è così, un filtratore dell'acqua. Quindi lui filtra l'acqua, ci aiuta a tenere l'acqua pulita, che qui ci teniamo molto. a vedere. C'erano i fuggire, sono dei È fuggire. tutta acqua di falda che scende dalle montagne sopra Domodossola, così. Ma si rifornisce di zona o per caso è fantinato come? No, ci serviamo da alcuni fornitori che arrivano sia dagli Appennini, che è un bellissimo allevamento, Ciao, e sia un scusa. altro fornitore che va sempre nell'Alto Versano o nell'Alto Friuli a cercarci le trote Come soprattutto. cucina, cosa offre di specialità? Ma noi abbiamo un menù tutti i giorni per il pescatore, ma anche per gli accompagnatori, con una scelta fra 4-5 primi, 4-5 secondi, il bere e il caffè a 10 euro. Come specialità ci sono extra menù, le rane fritte quando è il periodo giusto, o le lumache col sale, la trota marinata, bellissime trote che facciamo noi, marinate, E e per la forza. trota in carpione. Più che in carpione, in saore, alla moda veneta, cioè un po' più dolce come coso. Poi sovente ci forniamo anche dei pesci del Lago Maggiore, tipo i coregoni, quando è il periodo, che è molto buono da mangiare, la piastra, Io sono semplicemente. molto amico di Ruggero Nibbio, presidente dei pescatori del mio gozzo, Ah, quello dell'Hotel Due Palme, conosco, lo conosco, conosco conosco, bene. conosco, ha fatto un bellissimo lavoro perché
la pesca, sì, incubaiatoio tutto, ma la pesca è anche turismo. Turismo vuol dire benessere per tutto e lavoro. Infatti esatto. Da noi è frequentato molto soprattutto anche da una clientela svizzera e anche tedeschi. Arrivano e fanno non solo la giornata, ma anche i 2 o 3 giorni e soggiorno in albergo. Diciamo che io e Geo siamo cure camicia. Ma diciamo che ha fatto un bellissimo lavoro, perché ne sento parlare bene. I carpisti, come da noi, arrivano nel periodo estivo, vanno anche lì, e come le ho già detto, gente che viene, si ferma i 2 o 3 giorni a pescare, vuol dire turismo. Mica perché che non hanno una barca, non ci sono barche in affitto. Beh, lì è una questione, sì, effettivamente, delle barche con senza motore, perché ci vorrebbero dei motori elettrici, vorrebbe dire un qualcosa di più interessante. Vabbè, prego mio zio, grazie. D'accordo, tanto. Più tardi. Ci vediamo. Il mio cane vive al bar ristorante, che dopo andremo a analizzare meglio. Mettiamo una vasca con qualche cosa dentro di sicuro e cominciamo il giro del lago. No, no, signore. Bravo, mamma, che ferma, che deve essere una povera una sua faccia. Ave, catturato qualcosa? Torna.
Sto facendo delle riprese per il gestore. Mica per stelle. Ha catturato qualcosa? Ha preso qualcosa? Mica per stelle, tornalo. Niente. Niente. Vale, sto facendo la ripresa per il gestore. Catturato qualcosa? 3-4 trote. Me lo fa vedere? Carine. Sì. Pietre sua media. Sì, sì. Sono belle, sono anche belle viste. Bravo, a fondo col verme. Con la pasta a fondo. Oh, nuovo pescatore. Grazie.